ringraziarlo. Saluto tutti, vedo tanti amici, ovviamente è felice di vedere qui anche, oltre al presidente di CONI Servizi Franco Chimenti, vedo l'amico Carlo Magri, vedo gli amici dei gruppi sportivi del Fiamme Gialle, Vinzo Marinello e due presidenti regionali. Credo che sia significativo perché so che in particolare Riccardo Viola e Domenico, io sono l'unico che mi permetto di chiamarlo Mimmo Ignozza, perché lo dico. Perché prima ho fatto uno spot per l'Umbria, per promuovere l'Umbria e soprattutto tutte le zone terremotate, così come abbiamo fatto anche per alcune zone del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo. Ma l'Umbria nello specifico rappresenta un enclave dove, soprattutto la zona di Norcia, c'è una formidabile tradizione sportiva anche di centri federali, di attività, di manifestazioni, di grandi eventi anche internazionali. E l'idea che gli Special Olympics, non voglio mancare rispetto ovviamente né alla tappa di La Spezia né alla tappa di Biella, vanno in Umbria, proprio vicino a quelle zone così colpite dove l'impiantistica ha avuto dei danni significativi e noi le stiamo dando un supporto grazie all'intervento del governo, non finirò mai di ringraziarlo, tramite il Fondo Sport e Periferie. Questo unisce due mondi, scusate se dico, che sicuramente non sono stati fortunati. Simbolicamente rappresenta moltissimo, per cui ci tenevo a dirlo, questo è anche diciamo, un incoraggiamento a stare ancora più vicino nei confronti di questa meravigliosa causa, di questi straordinari protagonisti. Grazie Alessandro, grazie Elisa, grazie Carlo.